Ruminanzi è presente anche a Fiera Agricola 2020, siamo al primo giorno di fiera e stiamo chiedendo alle aziende di presentarci le loro novità. Chemin lancia sul mercato una nuova metionina rumino protetta con il più alto valore di biodisponibilità scientificamente testato in vitro e in situ. Noi ci proponiamo come azienda leader nel bilancio degli aminoacidi e nell'informazione assieme al nostro pacchetto prodotti necessaria per perseguire questo scopo. In particolare il Kessent, Kessent M, è il nostro prodotto leader insieme alla forma pellettabile, liquida piuttosto che polvere. E una serie di altri prodotti che completano la gamma che voi potete trovare sulla piattaforma Ruminant Essentialities nel nostro sito Chemin. Buongiorno a tutti, Maurizio Ruggeri, TDM, siamo nello stand della TDM. Sì, ci è stato chiesto di spiegare cosa facciamo, cosa abbiamo portato in fiera. Sicuramente di nuovo quest'anno, sicuramente per quello che riguarda la gestione dell'allevamento abbiamo un nuovo software di gestione che è la FIFAM, la 5.4, che lavora con i nuovi collari. Questa è un'assoluta novità rispetto al passato, che va a integrare la nostra gamma già dei prodotti Afrimilk. Una cosa molto nuova che non c'è ancora in Italia è la batch milking, quindi presentiamo, c'è un modellino di un impianto, di un sistema che verrà realizzato a Cremona, dove ci sono 20 robot di mugitura e un sistema di alimentazione robotizzata. Tutto viene munto attraverso dei robot, ma con un sistema tradizionale come se fosse una sala di mugitura. E questa è un'altra cosa che nel panorama zootecnico è certamente una novità, perché utilizziamo il robot che viene ovviamente anche utilizzato, può essere utilizzato nel sistema convenzionale, ma lo utilizziamo come se fosse una sala di mugitura, cogliendo tutti i vari aspetti positivi che questo rappresenta per le grandi aziende. Vuol dire ridurre i tempi per la separazione degli animali, non avere animali in ritardo, è una gestione diversa. Secondo noi per le grandi aziende è una soluzione molto innovativa che si va a sposare anche con l'alimentazione robotizzata, come dicevo prima. Poi abbiamo spingifragio, abbiamo lattatrice, abbiamo tante altre cose, e l'ultimissima cosa è la giostra, perché il mondo ormai si sta indirizzando sempre di più verso robot di mungitura e grossi impianti che sono gestiti tanti da giostre di mungitura. Quindi anche qui abbiamo fatto alcune innovazioni sulla nostra giostra, barabara, gestione dell'alimentazione e altre cose. Venite a trovarci che vi spiegheremo le cose, grazie. Buongiorno, sono Stefano Nappadi della Valle Italia, sono il direttore vendite per il mercato italiano e volevo parlarvi di quelle sono le novità che presenta Della Valle alla Fiera Agricola 2020 qui a Verona. Essenzialmente noi presentiamo delle novità riguardanti la mungitura convenzionale e la mungitura automatica. Per quanto riguarda la mungitura automatica, presentiamo l'ultima versione del nostro robot, che è V310, che presenta la particolarità di monitorare in tempo reale la presenza di progesterone, quindi dosaggi di progesterone relativamente al fatto che la vacca da latte sia gravida o non gravida, con tutto quella che è la tematica legata alla sfera riproduttiva e quindi alle varie patologie. Quindi qualcosa di innovativo per quanto riguarda il mercato della mungitura automatica. E un'altra novità che abbiamo presentato è la seconda annata della serie E per quanto riguarda la mungitura su giostra, quindi c'è la possibilità di visitare il nostro stand e vedere il nuovo modello E300, accompagnato dal sistema automatico di disinfezione delle vacche in uscita, quindi un braccio robotizzato denominato TSR. Quindi una risposta anche per quelle che sono le grosse aziende di produzione da latte.
E un'altra novità che ha anche raccolto le foglie d'oro, quindi il concorso organizzato da Fiera Agricola 2020, è il gruppo di mungitura Evanza, che presenta delle peculiarità sicuramente innovative e che andranno sicuramente scoperte. Buongiorno, sono Filippo Lodola, International Sales Manager di Rota Guido, e anche quest'anno siamo a Fiera Verona e ci fa molto piacere presentare le nostre ultime novità. Ovviamente i nostri prodotti di punta sono sempre quelli storici, vale a dire strutture, attrezzature, impianti, ma soprattutto quest'anno abbiamo come ulteriori novità il discorso della gestione della lettiera che deriva dal compost del biogas, per cui con un sistema quasi di sterilizzazione in un sistema di biocella e ovviamente anche un nuovo prodotto che, per esempio, il biometano ci permette di rinnovare soluzioni per quanto riguarda le energie alternative, quindi il recupero di fonti verdi per poter produrre appunto sia elettricità con gli impianti di biogas e con un trattamento di upgrading arrivare a quello che è il biometano. Quindi nostra speranza è che ci siano visitatori anche quest'anno, non solo ovviamente per il mercato italiano, ma che ci permettano anche di spaziare, visto il nostro interesse a livello internazionale, anche su altri mercati, quali sono quelli in rapida evoluzione, quale quello africano, e anche i nuovi su cui stiamo iniziando a lavorare, del Sud America. Pertanto aspettiamo tanti visitatori e ci auguriamo che sia una fiera di successo come è stata anche 2 anni fa. Dalla Fiera Agricola di Verona per oggi è tutto, ci vediamo domani per scoprire quali siano le novità presentate dalle aziende in fiera.